Chissà cosa avrà detto il mister nello spogliatoio. Qualcosa tipo: avete aspettato tanto questo momento, ora è giunta l'ora di scendere in campo e dare tutto. Una possibilità inattesa fino a pochi giorni fa. In campo c'è una squadra che vuole esternare il suo grido di battaglia. Ci siamo anche noi. Dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti a Lazio-Atalanta, vecchi e nuovi. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti. Patrick adesso può tornare dalle parti di Cataldi, quindi Maurizio. Il brasiliano sbaglia ancora il pallone, poi Piniglia, occhio perché è partito D'Alessandro davanti a Marchetti. D'Alessandro, palo clamoroso dell'Atalanta sull'errore, si arrabbia Reia. Paletta, palla lunga ancora per D'Alessandro, attenzione a questa chiave di lettura ancora D'Alessandro davanti alla porta. Brafete stava quasi per intervenire, poi ancora D'Alessandro, ut, gli sporca il pallone, poi Gomez può caricare il destro, ancora Gomez, pallone dentro, Marchetti! Si è saltato, calcio d'angolo per l'Atalanta, gran parata di Marchetti su Gomez. Adesso però l'Atalanta sta spingendo, seconda chance importante per l'Atalanta. Poi Cigarini per Klose praticamente, Klose finisce a terra sul pallone, intervento di Toloi, poi pallone largo per adesso Piniglia, attenzione ancora all'Atalanta, palla dentro, occhio, un secondo palo e poi si salva la Lazio con l'intervento di Maurizio in calcio d'angolo. Felipe Anderson ha preso bene il tempo, cerca il cross, la frenata, ancora Felipe Anderson, gran numero di rigore, ancora Felipe, la palla rimane lì ancora e poi allontana definitivamente Brivio. Finisce qui il primo tempo, 0-0 fra Lazio e Atalanta. Ancora Keita, punta tutti, poi appoggia Felipe Anderson, palla dentro, sembra essere buona per Mauri, posizione regolare, Sportiello si trova il pallone fra le braccia. Avanza lo spagnolo, poi zona centrale, Keita, prima unità, Mauri, davanti alla porta, Mauri, Mauri, e poi il gol della Lazio, Miro Klose, l'ha messa dentro lui, tutti però dalle parti di Mauri perché è stato davvero straordinario. E poi a norma di regolamento Guida, che avrebbe dovuto espellere Sportiello, lo ammonisce soltanto perché non si è concretizzato il vantaggio, ma quello che conta è che la Lazio è passata in vantaggio con il gol di Miro Klose, il primo gol in Serie A in questa stagione, il secondo in assoluto per lui dopo il gol a Galatasaray. Felipe Anderson può stoppare fra poco dentro Diamanti, occhio però perché Felipe Anderson si è addormentato, pallone sul secondo palo, c'è D'Alessandro, occhio però Cigarini che carica il destro sul fondo. Occasione clamorosa, c'è stata anche una deviazione sul tiro di Cigarini. Poi Biglia, largo c'è Klose, va a puntare paletta. Occhio a Felipe Anderson che ha preso il tempo, ancora Felipe, largo c'è Keita ancora. Felipe, 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 Felipe sul fondo. Borriello sul versante destro, cerca il cross, arriva adesso Brafetti in qualche modo con la coscia. Poi Felipe Anderson corre e poi va in campo aperto Felipe Anderson, è da solo, è da solo Felipe Anderson, c'è anche Klose in mezzo, Felipe a tu per tu con Sportiello, face to face, ancora Felipe, dentro per Klose, Klose 2-0 al 95esimo, in pienissimo recupero, la Lazio la chiude, finisce qui anche il match, tutti ad abbracciarsi, una grande vittoria biancoceleste con il cuore alla Lazio, fino in fondo, resistendo agli attacchi dell'Atalanta e poi anche con la velocità di Felipe Anderson e ancora una volta Klose va a marchiare il tabellino. Finisce qui il match, dunque è stata una partita ultra vibrante, la Lazio che ha vinto e si porta quota, come detto, 41 in classifica.